Caro Don, cosa significa prendere la croce e seguire Gesù? Cari amici del Dindon Café, buongiorno a tutti. Prendo lo spunto da una domanda che mi ha fatto una persona a proposito di quel detto di Gesù che è riportato in vari Vangeli di prendere la propria croce per seguire Gesù. Perché questa persona è andata a chiedere a un sacerdote e questo sacerdote gli ha detto: sì, va bene, sono quelle frasi che ci sono nel Vangelo ma che Gesù non ha mai detto. Questa persona ovviamente è rimasta scandalizzata da questa affermazione, ma comunque non ha risolto il suo problema. Allora cerchiamo di capirci, a cosa fa riferimento questo sacerdote? Fa riferimento a uno studio che va in cerca degli ipsissima verba Christi, cioè di quelle cose che Gesù sicuramente ha detto. Ovviamente si tratta di studi e si tratta di accademia, ecco. Noi abbiamo in mano il Vangelo e al Vangelo facciamo riferimento. Oltretutto, sì, anche se attorno a questa frase c'è stata discussione, però in 2000 anni di Chiesa non è mai stata messa in dubbio la veridicità, cioè il fatto che Gesù abbia fatto questa affermazione. Quindi io resto un po' perplesso che un sacerdote possa scandalizzare un fedele con un'affermazione, oltretutto, che va contestualizzata in uno studio che appunto fa parte di approfondimenti veramente di alto profilo, e poi non dia una soluzione alla persona. Innanzitutto collochiamo questa affermazione di Gesù. Faccio riferimento a Matteo, ma lo trovate anche in altri Vangeli. Gesù comincia a spiegare ai suoi discepoli che deve andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Cioè Gesù spiega che non saranno gli atei a metterlo a morte, ma saranno i credenti. E quindi già questa è la prima cosa da osservare, cioè che il messaggio di Gesù fa più fatica a capirlo chi si pensa credente di coloro che invece sono lontani dalla fede. Infatti Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà. Ma egli voltatosi disse: mettiti dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Quindi vuol dire già che il pensiero di Dio è un pensiero altro rispetto a quello degli uomini. Quindi nel morire in croce di Gesù c'è la sconfitta del pensiero umano, il quale come sempre preferirebbe, vorrebbe, desidererebbe un Dio forte e vincente che risolvesse i problemi. Invece la strada scelta per la redenzione, la strada scelta per mostrare qual è il vero volto di Dio, è quello della croce, è quello cioè di mettersi sottomesso al cosmo, al creato, e di morire esattamente come capita a tutti gli uomini. A questo punto, allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quella famosa discussione di cui prima diceva: ma se Gesù non è ancora stato in croce, come fa a dire prenda la sua croce? Ora, le croci esistevano, quindi non è che Gesù è stato il primo crocifisso della storia. E il termine che viene utilizzato in greco, stauros, era un termine di uso comune, ma molto comune, che intendeva i pali conficcati nel terreno, tutti i pali. Addirittura per fare una palizzata ci volevano tanti stauros, ok? Quindi tanti pali. E anche nel greco più antico, nel greco classico, questa parola era utilizzata anche per dire, ad esempio, una recinzione era fatta di tanti stauros, di tanti pali. Quindi Gesù non è che usa un termine, no? Almeno, poi Gesù parlava in ebraico, in aramaico, però i Vangeli ci riportano questo termine per fare riferimento alle parole di Gesù. Allora, che cosa vuol dire rinnegare se stessi e prendere la croce?
Significa esattamente rinnegare i pensieri che noi abbiamo già su Dio. Cioè, noi esistiamo in quanto pensiero. Certo, uno dice, io sono anche le cose che faccio, ma noi facciamo secondo un pensiero. Quindi il pensiero precede la parola, precede l'azione. Allora, rinnegare se stessi significa rinnegare i propri pensieri e prendere la croce. Perché prendere la croce? Perché è, se il discepolo deve andare dietro Gesù, Gesù prenderà la croce, l'ha appena annunciato che dovrà morire. E quindi il discepolo che vuole seguire il maestro deve seguire i pensieri di Dio e prendere la croce. Ora, che cosa è la croce di Cristo? Perché questo è il punto. La croce di Cristo è il male. Quindi prendere la propria croce è prendere il proprio male, prendere il proprio peccato. E il peccato nasce sempre da un'idea sbagliata delle cose e di Dio. Quindi caricarsi questo significa anche non caricarlo sulle spalle degli altri. Perché? Perché quando io agisco nel nome del difendere me stesso, del difendere la mia vita, quindi non del darla agli altri, ma del difenderla, io metto sugli altri la mia idea di Dio, la mia idea di bene, la salvezza della mia vita, e quindi schiaccio gli altri. Quindi prendere su di sé la propria croce e rinnegare se stessi significa evitare di far pagare agli altri i miei peccati, le mie piccinerie, la mia falsa immagine di Dio che vorrebbe appunto un Dio potente, un Dio che vince, eccetera. E quindi, non so, ad esempio all'interno di una discussione, beh, è quella di non pretendere sempre di vincere, per dirne una, di attaccare gli altri pur di avere ragione, di non perdonare perché io c'ho ragione e tu c'hai torto. Ecco che cosa vuol dire prendere la propria croce. E attenzione che dentro nella dinamica narrativa che si è instaurata nella Chiesa, le croci sembrano i malanni, le robe che ti arrivano nella vita. Sì, possiamo associarle, ecco, è un'associazione un po' pericolosa. Diciamo che nel Vangelo questo è il significato. Gesù sta rimproverando Pietro, il quale dice: no, a te non ti capiterà mai questo, perché siccome adesso tu mi hai fatto papa, adesso ti aiuto io a fare Dio, ti do dei consigli utili, ecco. Lui dice: no, tu devi rinnegare te stesso e prendere la tua croce, devi dimenticare i tuoi pensieri falsi che hai su Dio e devi prendere su di te il tuo male, il tuo peccato, te lo devi tirare addosso per evitare di metterlo addosso agli altri, altrimenti farai del male agli altri. Così come la croce di Cristo tiene indietro perché attraversa il male, beh, insomma, portare la propria croce vuol proprio dire mettere un limite, un confine alla possibilità del male, cioè di cedere alla tentazione, le stesse tentazioni nel deserto di Gesù, di poter maneggiare Dio, di non essere fedeli all'esempio di Cristo. Ecco, io spero di aver aiutato questa persona e di aver dato qualche pista di lettura su questo brano che a tanti dà delle difficoltà. Grazie per tutti i commenti che vorrete lasciare sotto al video, per i like o i dislike, insomma, per darmi dei segnali del vostro ascolto. È una cosa che vi chiedo davvero sempre, visto che ci sono ormai davvero più di centinaia di visualizzazioni, di farmi capire che avete visto il video, che l'avete apprezzato o che non lo avete apprezzato, ciò su cui vi trovate d'accordo, ciò su cui vi trovate in disaccordo. Grazie a tutti voi e al prossimo video. Ciao, buon Dindon Caffè a tutti.